Con Mirko Saltarelli, difensore, ma oggi soprattutto match winner, goleador, colui che ha deciso la partita Bra Arconatese, una partita davvero incredibile, giocata a viso aperto, ben 10 minuti di recupero nel secondo tempo. Riavvolgiamo il nastro, che partita è stata, e poi parliamo anche del tuo gol, Mirko. È stata una partita un po' travagliata, dai, alla fine con tutti gli episodi negativi che ci sono stati, diciamo, al primo tempo, col rigore sbagliato e l'espulsione di Zaccaria, siamo riusciti a tirar fuori i cosiddetti attributi e abbiamo dimostrato di essere una gran squadra, perché oggi non era facile. Abbiamo vinto, abbiamo portato a casa questi 3 punti che sono importantissimi e continuiamo per la nostra strada, per il nostro percorso che sappiamo che è ancora lunga, ma stiamo mettendo delle grandi basi. Poi ovviamente sono anche contento per il gol, ma sono più contento per la vittoria di squadra. Sì, poi non è stato neanche facile, al di là di dover sopperire l'assenza di Zaccaria, quindi a giocare con l'uomo in meno, anche il rigore parato dal portiere dell'Arconatese, quello poteva anche scalfire un po' di certezze, però poi insomma è arrivato il vantaggio. Raccontaci il tuo gol, Mirko. Il gol è nato da un po' rocambolesco su una spizzata sul secondo palo, poi è stato, diciamo, anche bravo a trovarmi lì e fortunato. È andata così, sono contento, però ti ripeto, sono davvero contento per la squadra perché ce lo meritiamo. Stiamo lavorando tantissimo, tutti bravissimi ragazzi e ce lo meritiamo. Questo per te è il primo gol con la maglia giallorossa, ovviamente tu sei contento anche per la squadra, però insomma il piacere anche di aver scritto uno alla casella gol questa stagione. No, è un onore, guarda, io sono contentissimo di essere qua, sono contentissimo di pagare la fiducia che mi dà il mister e speriamo che sia non solo l'ultimo, ma il primo di una lunga serie. Pur essendo uno degli arrivati quest'estate, stai giocando in campo con grande determinazione, sei un perno della difesa, ovviamente c'è la fiducia da parte della società del mister, però tu anche in campo stai dando il massimo. Ma io sono un giocatore così, magari sopperisco un po' in altre cose, però per quanto riguarda quello do sempre il 100% e non mi tiro mai indietro come tutti gli altri, quindi siamo così, la nostra forza è anche quello. Per chiudere, adesso Castellanzese, Natale e poi Lavagnese prima di chiudere il 2020, un pensiero sulla partita di mercoledì, la trasferta con la Castellanzese. Sarà una trasferta difficile, ma come tutte le altre andremo lì sapendo che comunque sia dobbiamo fare risultato perché sempre deve essere il nostro obiettivo, il nostro input e vedremo come andrà. Sono sicuro che comunque sia siamo un gran gruppo, non so se adesso ci saranno le squalifiche di Rossi e da Kun, però in ogni caso c'è gente fuori che è altrettanto valida come quelli che giocano sempre.